Quanto sarebbe bello poter investire senza costi, senza quelle fastidiose commissioni per poter accedere ai più importanti mercati del mondo, non lo so, il New York Stock Exchange, il Nasdaq, il Nikkei, il FTSE MIB. No, il FTSE MIB non è tra i più importanti del mondo, scherzavo. Bene, questo è il sogno di tantissimi investitori ed è per questa ragione che si sono diffusi tantissimi broker a zero commissioni, come il caso di Robinhood. Ne abbiamo parlato anche in altri video dei famosi Robinhood Trader. Bene, in questo video approfondiamo questo tema e cerchiamo di capire se è davvero possibile investire a zero commissioni e perché c'è qualcosa a cui devi stare molto attento quando si parla di investire senza commissioni. Ne parliamo in questo video. Hai partecipato all'evento del 4 marzo? Abbiamo annunciato la rievoluzione sostenibile dei nostri percorsi di investimento. Da oggi, infatti, puoi accedere a tutti i nostri percorsi di investimento in modalità sostenibile, quindi nel rispetto dei tuoi valori e dei tuoi principi di investimento. Scopri l'offerta che ti abbiamo riservato alla pagina pianofinanziario.it/offerta. Il 2020 è stato un anno incredibile per il broker Robinhood, broker americano, però di cui abbiamo sentito parlare molto spesso anche qui in Italia. Perché? Perché appunto questo broker è stato preso d'assalto dai famosi Robinhood Trader che nella primavera del 2020 tradavano qualunque cosa stesse andando particolarmente male, speculando al rialzo. Alcuni si erano messi a comprare le azioni Carnival della società di crociere, altri di Hertz, la società di autonoleggi che aveva dichiarato bancarotta a inizio maggio più o meno. Bene, i Robinhood Trader erano appunto diventati famosi in quanto armata di trader alle prime armi che compravano sulla base dell'enfasi del momento. Quindi la pandemia e questo esercito di trader da quarantena ha sicuramente dato grande visibilità a Robinhood, questo famoso broker americano zero commissioni. Un'altra cosa che ha dato sì visibilità, ma non quella che si aspettava Robinhood, ed è l'argomento di questo video che dobbiamo ben capire, è una multa che ha recentemente ricevuto dalla SEC, che è la Consob americana, cioè l'autorità che controlla gli operatori in borsa e chi eroga servizi in ambito finanziario. Vediamo questo articolo che ho trovato molto interessante, che dice: la SEC dà una multa, in due parole, di 65 milioni di dollari a Robinhood per misleading investor backs execution failures, cioè per aver dato informazioni non corrette o non complete per quanto riguarda la best execution. Ne parliamo tra poco, non scappare perché ti spiego cos'è. E per aver dato misleading information, cioè informazioni fuorvianti, in due parole, di quanto Robinhood avesse incentivato il trading inserendo elementi di gamification, come vediamo anche qui nell'articolo, cioè di gioco al mondo degli investimenti. Ne avevamo già parlato in altri video, quando appunto nella primavera scorsa commentavamo questo fenomeno dei Robinhood Traders. Ma quello che è interessante è che, vabbè, oltre a essere stato dichiarato anche dalla SEC americana, quello che è interessante di questo articolo è appunto il fatto che la SEC contesta a Robinhood di aver dato informazioni misleading, quindi fuorvianti o addirittura omesse, per quanto riguarda la revenue source, cioè le fonti di reddito di Robinhood, in altre parole, come guadagnare. Ok, perché se il tuo ruolo è di essere un broker, sei sul mercato con la funzione di dare a investitori l'accesso ai mercati finanziari, questo è il tuo servizio in quanto broker, permetti ad investitori di accedere ai mercati finanziari e agevoli la compravendita di strumenti finanziari. Bene, la domanda è: ok, tu eroghi questo servizio, come vieni remunerato per questo servizio che eroghi? Molto semplicemente con una commissione sulle compravendite, un po' come un broker immobiliare, un agente immobiliare. Cosa fa? Unisce la domanda e l'offerta e prende una provvigione per aver erogato questo servizio, ha reso possibile una compravendita. Un broker in campo finanziario fa fondamentalmente la stessa cosa, permette l'accesso ai mercati e prende una commissione in percentuale, in valore assoluto, in proprio fissa in euro, dipende dal tipo di broker, ma comunque viene remunerato in base all'operatività del cliente. Bene, e un broker zero commissioni come Robinhood come viene pagato? Se lo sono chiesti in tanti. Com'è possibile che ci sia qualcuno che ti permette di operare sui mercati a costo zero? Bene, in due parole, senza entrare troppo nel tecnico, quello che fa Robinhood e altri broker che verosimilmente arriveranno anche in Italia, adesso non ci sono broker a zero commissioni ancora, ma lo vedremo, prima o poi arriveranno anche in Italia. Bene, questi broker hanno un business model non molto diverso dai comparatori di assicurazioni. Ok, cosa fa un comparatore di assicurazione o un comparatore di mutui? Ti permette, sulla base dei tuoi dati, di fare una selezione di varie offerte di vari mutui di assicurazioni, raccoglie il contatto, cioè il tuo contatto, che è prezioso per chi deve vendere l'assicurazione o chi deve vendere il mutuo, raccoglie queste informazioni, ti fa una serie di proposte appunto, e se tu decidi di andare con l'assicurazione tal dei tali, bene, passa il contatto
contatto all'assicurazione che poi direttamente ti vende il servizio. In due parole, il modello di business dei comparatori di mutui e di assicurazioni funziona così. Cioè, fondamentalmente viene venduto il contatto, ok? Lo so, è una spiegazione semplicistica, ma l'obiettivo è capirci. Nel mondo dei broker online, Robinhood faceva qualcosa di molto simile, cioè non eseguiva direttamente l'ordine, ok, di acquisto o di vendita di un determinato titolo da parte del suo investitore, ma passava questi ordini a altre istituzioni finanziarie, altri broker che poi direttamente eseguivano l'ordine. Questo in termine tecnico viene chiamato payment for order flow, cioè gestire il flusso degli ordini. Quindi Robinhood fondamentalmente raccoglie gli ordini e li passa ad altri broker. Quindi da questi broker terzi viene pagato. Quindi l'investitore non paga niente a Robinhood, perché Robinhood viene pagato da un interlocutore terzo, e allora viene da chiedersi: chi è che paga alla fine la commissione per l'investitore Mario Rossi che vuole accedere al mercato? Bene, in realtà il broker terzo che riceve l'ordine da Robinhood applica uno spread, molto semplicemente. Cioè il titolo, non lo so, quota $10, lui te lo va ad acquistare a $10.50 e 0,5 se lo tiene lui. Bene, ti sembra complesso? Un po' lo è, ma quello che è importante capire è il messaggio. Il primo è che in questo mondo, in generale, nel mondo, a meno del volontariato e dei non profit, non esiste nulla di gratis. Ok? Lo so, è dura da accettare, ci piacciono tantissimo le cose in regalo, ma nel mondo dell'industria finanziaria poi niente è gratuito. Ok? E sappiamo anche che quando qualcosa è gratuito, il prodotto sei tu, ok? Sappiamo i social network come funzionano. Se non sai come funzionano e non hai ancora capito come guadagnano, scrivimelo nei commenti che ti spiego come guadagnano in un altro video. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che un broker o anche la banca presso cui hai l'home banking che ti permette di accedere ai mercati hanno un obbligo, l'obbligo della best execution, che è proprio quello che è stato contestato a Robinhood. Best execution failures. Cosa significa? Premetto che queste sono leggi molto simili tra il mondo americano e il mondo italiano e europeo. Significa che un broker ha l'obbligo di eseguire l'ordine di acquisto e di vendita nelle condizioni più vantaggiose possibili per il cliente. Tecnicamente obblighi simili ci sono anche in capo all'agente immobiliare, per dire. A me piace sempre fare questi paragoni con altri mondi che sono un po' più facilmente comprensibili. Nell'immobiliare ci sono degli obblighi sull'agente immobiliare affinché ci sia un'autentica mediazione. Se sei agente immobiliare, scrivimi nei commenti queste normative, che chiaramente le conosco un po' a livello macro, ma non è il mio campo. Bene, nel mondo dei broker o delle banche che ti permettono di accedere ai mercati finanziari c'è l'obbligo della best execution. In due parole, l'ordine deve essere eseguito nell'interesse del cliente, ok? Quindi in altre parole, e anche qui vado a ipersemplificare, il broker deve essere pagato la sua provvigione, ok? La sua commissione per permetterti di accedere al mercato, ma una volta che ha ricevuto questo compenso, l'ordine lo deve eseguire nell'esclusivo interesse del cliente. Questo nel caso di Robinhood non si è verificato, perché fondamentalmente Robinhood passava l'ordine a dei broker terzi, i quali applicavano uno spread, e in molti casi il costo per poter acquistare un titolo comprensivo di spread era superiore a un competitor di Robinhood che magari dichiarava, non lo so, $3, $4, $5 per operazione. Lo ripeto, quello che sembrava un servizio a costo zero, dal momento che l'investitore direttamente non pagava, in realtà costava di più per via dello spread applicato dal broker che riceveva l'ordine da Robinhood. E tutto questo meccanismo non era spiegato sul sito di Robinhood, perché chiaramente l'obiettivo è convincere le persone che il servizio è gratuito, perché se gli andiamo a dire che è a pagamento, quanti non stanno più in piedi in questa industria? Bene, questo problema dei broker che fingono di erogare servizi gratuitamente è visibilissimo quando ti rivolgi a una qualche istituzione finanziaria che ti eroga dei servizi di consulenza e tu non li paghi, ok? Non è che non li paghi, no, è un segreto, non è che non li paghi, è che non vedi come vengono pagati questi servizi, ok? E infatti in Investimento Consapevole nei nostri servizi ti spieghiamo come vengono pagati senza che tu te ne renda conto. Chiusa parentesi. Questo è interessante perché funziona anche nei broker, e questo è qualcosa che oggettivamente ha stupito anche me. Non mi aspettavo ci fosse questo modello di business anche nei broker, però eccoci qua a commentarlo, ok? E questo fenomeno dei broker a zero commissioni, te lo ripeto,
arriverà anche in Italia. Quindi questo è un video particolarmente innovativo, perché magari tra un anno, due anni, sei mesi troveremo un broker zero commissione anche in Italia. Però il punto è facilmente comprensibile, anche se ti sei perso nei tecnicismi, da queste frasi dell'articolo che ti riporto, ok? Chiaramente Robin Hood dice: no, noi siamo sempre stati molto trasparenti nelle nostre comunicazioni con i clienti, sui nostri flussi di fatturato, cioè come guadagniamo, e abbiamo migliorato anche i nostri processi appunto per garantire la best execution. Però non rispondono fondamentalmente a quelle che sono le segnalazioni della SEC, che dice: in realtà, comunque, commission free trading, il trading a commissioni zero di Robin Hood viene erogato con come tradurlo, insomma, ha qualche problema. In due parole, diciamo, i clienti di Robin Hood ricevono dei prezzi meno vantaggiosi rispetto ai competitor di Robin Hood, ok, appunto per via di questo meccanismo che ti stavo spiegando prima, del terzo broker che riceve gli ordini, gli applica lo spread, sembra che tutto sia gratuito, in realtà a conti fatti stai comprando qualcosa ad un prezzo più alto perché c'è qualcuno che ci margina e tu non vedi esattamente quanto. Quindi questa pratica è stata punita con 65 milioni di dollari di multa a Robin Hood. Che dire? Quando c'è un problema di trasparenza e di conflitto di interessi, poi anche il legislatore si muove e interviene. Quindi, riassumendo, nell'industria dei servizi finanziari, in generale, in qualunque business, è impossibile ottenere qualcosa di gratuito. Chiaramente si può spendere molto meno o molto poco, scegliendo i fornitori giusti, i prodotti giusti, come in qualunque segmento di mercato, che non solo nell'industria finanziaria, ma rassegniamoci all'idea che qualcosa è importante pagarlo e bisogna capire anche che cosa stiamo pagando, ok? Sto pagando per qualcosa che sta realmente dando valore aggiunto in termini di conoscenze, in termini di allineamento di interessi, di strumenti, di cosa sto comprando con questi soldi che sto pagando, che stai pagando anche se non ti stai rendendo conto di pagarli. Bene, cosa stai ottenendo? In molti casi la risposta è: non sto ottenendo sufficiente valore e quindi tagliamo questi costi. In molti casi invece paghi e ottieni un valore proporzionale o potenzialmente superiore al loro prezzo. Quindi con questo video voglio che passi il messaggio che la fatina dei dentini che ci regala i soldini è una favola che racconto ai miei figli, ma non esiste in questa industria. Quello che è a commissioni zero, quello che costa zero, in realtà ha un costo che non vedi. Molto spesso è più alto di un costo che potresti vedere, sia quando si parla di broker che quando si parla del costo di fondi comuni di investimento o ETF. E quindi il minimo che un investitore può fare per essere consapevole nella gestione del proprio denaro è analizzare i costi e analizzare i servizi che ottiene a fronte dei costi che paga. Fammi sapere le tue riflessioni nei commenti. Con questo è tutto, ci vediamo in un altro video. Ciao! Sei ancora qui? Non hai ancora creato il tuo profilo su pianofinanziario.it? Fallo subito, mi raccomando, ci vediamo dentro la piattaforma. Ciao, pianofinanziario.it, dai!